preparativi oggi a Falcinetto Park per dare il via alla 38esima edizione della Festa della Mietitura, una delle manifestazioni più longeve della città di Fano dedicate al mondo agricolo. Un evento vero che i protagonisti, uomini e donne appartenenti alle diverse generazioni, che trascorrono due giorni all'insegna dello spirito popolare, dell'allegria e dei valori genuini della solidarietà e del lavoro, dei quali la cooperativa si fa promotrice sin dalla sua fondazione, avvenuta 69 anni fa. Si inizierà sabato alle 15.30 con l'Assemblea Generale dei Soci della cooperativa ACOF, fino ad arrivare alle 17 con l'esposizione completa di macchine agricole nuove e d'epoca, permanente fino a domenica 28. Alle 21 via ai balli con la serata danzante, a chiudere la giornata alle 23 la presentazione della dimostrazione dell'antico gioco della morra. E poi si continua domenica, dalle 15 sempre alla cooperativa Falcinetto si svolgerà uno dei momenti più attesi della due giorni di festa, che dà il nome a tutta la manifestazione, la festa della mietitura, con rievocazioni di mezzi d'epoca, di falciatura, trebbiatura, aratura ed estirpatura, ai quali saranno impegnati nei campi con vere e affascinanti dimostrazioni. Alle 18 si tornerà a ballare con l'esibizione dei maestri delle scuole di ballo. Nota per gli amanti del buon cibo: quest'anno per la prima volta gli stand gastronomici sono del ristorante Montecucco, che sarà presente con la sua specialità, le grigliate di carne. Il programma completo è sul sito occhiolanotizia.it.